dietro le quinte, che cosa dite di questo libro? Perché poi insomma lascio a voi la lettura molto interessante sia dei consigli ma poi di quello che racconti di te. Nicola, senti, raccontaci un po' come è nato questo libro, come ti è arrivata la fantomatica proposta di scriverlo e raccontaci un po' come l'hai scritto, quindi prima di tutto come ti è arrivata la proposta, se hai detto subito sì o te la sei un po' attirata e poi raccontaci come hai affrontato la scrittura, perché comunque tu sei fondamentalmente una blogger. E quindi io passo la parola alla vostra Nicola. Grazie mille per questa introduzione, sei stata carissima. Allora, intanto voglio ringraziarvi, salutarvi tutte per essere qui, quindi sono molto emozionata, come potete immaginare. Quindi sono veramente felice di vedervi, finalmente anche voi, finalmente un incontro Trieste. E quando ve l'ho annunciato tutte, era! E io lo so. Quindi, allora, il libro, sì, non volevo fare, ricordo quello che hai detto prima, non è una semplice guida, il trucco, perché ce ne sono tantissime, cioè diciamoci la verità, ce ne sono centinaia di libri sul trucco, di libri sulla moda, di tecniche, e poi si ripetono sempre le stesse cose, alla fin fine. Quindi io ho voluto fare un libro per le ragazze che mi seguono, quindi ho voluto rispondere alle loro domande più frequenti, ho voluto trattare gli argomenti appunto che più frequentemente mi vengono chiesti e poi ho risposto anche alle domande riguardo la mia vita privata, riguardo i miei, cioè in questo libro c'è tutto di me, da quando ero piccolissima, da quando sono nata fino ad oggi. E quindi questo era quello che volevo, che fosse il mio libro, un diario, più che un libro, io lo definisco spesso un diario. In realtà mi ha contattata anche Mondadori, ma Rizzoli, a parte che sono stati i primi, cioè, quindi mi sembrava giusto, insomma ho deciso per Rizzoli e già sapevo, quando loro mi hanno contattato, io già sapevo tutto quello di cui volevo parlare nel libro, quindi è stato difficile. In realtà l'ho scritto tipo in un mese tutto. Di getto proprio, e quindi per me, vabbè che io sono una che parla molto, cioè si sarà capito su YouTube, perché io accendo la videocamera e parlo, e quindi mi è venuto facile anche scrivere, che poi a scuola ero una di quelle che scrivevano i temi, cioè la professoressa diceva 4 pagine, c'erano quelli che non arrivavano a 3, io a me servivo un altro foglio, perché cioè io scrivo 5-6 pagine di tema e poi finivo per prima. Stessa cosa con questo libro, scritto, e quindi insomma spero tanto che piaccia questo libro, perché appunto è unico, non esiste un libro simile a questo. Ho voluto trattare tutto quello che mi viene chiesto, tutte le domande più frequenti, tutti i temi, anche magari il bullismo, i problemi a scuola, ho voluto parlare anche di questo perché spesso mi viene chiesto, ma magari quando le ragazze sono un pochino più giovani tendono molto a chiedere magari a una ragazza più grande, sai, a me sta succedendo questo, poi magari a quell'età ci si sente tanto sole, in realtà succede a tutti, quindi è molto importante chiedere consiglio a chi è più grande, quindi ho voluto che questo libro aiutasse magari anche qualcuno nella mia situazione, perché ci sono passata anch'io.